Un saluto a tutti voi. Montefeltro TV prossimamente inizierà una serie di programmi. Il titolo di questo tavolo, perché se in realtà saranno dei tavoli pubblici, sarà Sulle maniche entroterra. Sarà una serie di trasmissioni fatte in studio, ma fatte anche in pubblico laddove si possano fare, dove si affronteranno tutti i vari problemi del nostro territorio. L'evento sarà anche trasmesso su RTM, canale 18 del digitale terrestre. Cosa vogliamo fare? Vogliamo creare una serie di laboratori tematici di discussione dove politica, tecnici, cittadini, chiunque, con la massima trasparenza, possono partecipare e dire la loro. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare dei progetti. Siamo sicuri che, siccome abbiamo conosciuto in campagna elettorale delle persone per bene, siamo sicuri che si possa in questo benedetto territorio incominciare a fare davvero politica seria. Politica seria in maniera trasversale, perché a noi francamente i colori politici non interessano, interessa andare contro certe politiche di palazzo. Per noi la discussione deve essere trasparenza, deve essere condivisione e le strade possono essere il punto di partenza. La E78, la Flaminia, ma anche la Pedemontana, cioè l'entroterra ha bisogno anche di un collegamento interno, non solo dalla montagna verso il mare, abbiamo bisogno anche di un collegamento da Villa Grande e all'altro estremo delle Marche, insomma. E soprattutto poi anche le strade, quelle comunali. Noi dobbiamo rifare tutto. Ci vuole un piano serio di discussione, una progettazione che, badate bene, può trovare anche forme di finanziamento. Dobbiamo riprenderci i servizi, chiudere le municipalizzate corrotte. Il segreto, badate bene, è mettersi a un tavolo e muoversi con la massima trasparenza. Dei comitati cittadini possono controllare l'operato e la progettazione. Pensate che se noi riprendessimo direttamente intendo quindi i comuni, ma con una gestione, ripeto, pubblica davanti ai cittadini, in qualche caso perché si può anche, se ci sono dei privati, che ben vengano, purché accettino che il controllo sia sempre pubblico. Allora noi potremmo riprenderci tutti i servizi portano anche reddito. Allora parliamo della gestione, per esempio, dell'acqua e di gas, tutte le forme di energia, le comunicazioni, anzi le telecomunicazioni. Abbiamo bisogno della fibra, anche chi abita in campagna ha bisogno della fibra, perché la fibra è sviluppo e lavoro. Nelle cittadine potremmo, per esempio, portare il riscaldamento centralizzato, quindi si può parlare anche di un sistema ecosostenibile. Un laboratorio di discussione che parte dalle strade e dal buon senso di persone che un domani, se vogliono, se la possono anche giocare politicamente in campi diversi. Quello che oggi c'è bisogno è di incominciare ad affrontare politiche antipalazzo, perché l'entroterra è morto da diversi anni. Pensiamo ai nostri figli. Quindi Montefeltro TV, Sulle maniche entroterra, una serie di trasmissioni che, se ci sostenete, quindi se parteciperete, non chiuderemo mai, usando anche, per cortese concessione, il canale RTM 18 del digitale terrestre. Grazie.